Sinner si confessa. Il tennista italiano ha toccato temi che di solito preferisce non commentare. In vista del prossimo torneo parigino, il campione altoatesino ci fa capire il momento non facile che sta vivendo, pur avendo vinto quasi tutto. Andiamo a vedere cosa ha detto. Sinner tornerà in campo tra una settimana, in vista del Master 1000 di Parigi-Bercy. Il torneo è una tappa importante che porterà dopo alle Finals di Torino, dove l'altoatesino vorrà vincere a casa sua, davanti al suo pubblico. Di recente Sinner ha concesso un'intervista a Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Si è toccato il tema del caso Closetable, con il ricorso della WADA che pende sulla testa di Sinner come una spada di Damocle. In attesa della sentenza del TAS, l'altoatesino ha ripercorso i mesi difficili in cui ha giocato senza sapere se sarebbe stato assolto dall'ITIA. Ero consapevole di non aver fatto niente, così mi sono rasserenato. Non posso controllare ciò che dirà il giudice, ha detto Sinner. La parte più brutta è quando è uscita la notizia, ovvero prima di un grande slam. Non mi sono allenato per evitare il casino, avevo sempre le camere addosso. Era difficile preparare uno slam così, però mi ha aiutato a capire chi mi sta davvero vicino, spiega ancora il campione italiano. Ci sono giocatori che non pensavo fossero amici mentre pensavo che altri lo fossero e invece non lo sono. Ho capito chi non è mio amico. La fortuna, per lui e per il pubblico, è che sia riuscito a trovare la forza e le motivazioni per andare avanti e rispondere sul campo, confermandosi un grandissimo tennista. Le partite si vincono con la testa, tutti giocano bene a tennis, ma la differenza la fanno i dettagli. Nella mia testa so che posso vincere dei grandi tornei, conclude Sinner. Tra i tornei più importanti c'è anche la sfida fuori dal campo, quella con la giustizia sportiva. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.